Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, un sacco di novità per voi. Innanzitutto un bel mi piace per supportare il mio video informativo, iscrivetevi se siete nuovi, tutti i miei social in descrizione, troverete anche il codice sconto se vi volete regalare un controller che potrete settare in qualsiasi aspetto, sempre il link in descrizione che vi rimanda appunto al sito con il codice sconto e ovviamente a tutte le varie informazioni. Da ieri sera avete visto ragazzi, ho iniziato a pubblicare anche bombette per quanto riguarda il mondo dei videogiochi più attesi. Vi ricordo che su Telegram ho un canale con tutte le ultime notizie sui videogiochi che appunto attendo di più e che attendiamo di più. Ieri sera ho pubblicato il trailer ufficiale qui su YouTube di Far Cry 6, ma non sarà l'unico gioco che ovviamente troverete su questo canale. Oltre a COD, d'ora in avanti porteremo anche Dying Light 2, ci sarà Horizon, quello nuovo, un sacco di bella robettina sul mio canale, quindi seguitemi perché voglio integrare tanti nuovi e attesi titoli, tra cui anche il nuovo God of War Ragnarok. Ma partiamo subito, perché Raven ha annunciato proprio ieri di essere al lavoro per un nuovo problema che è apparso su Xbox One. Stiamo indagando, ha annunciato la Raven, su un problema in Warzone dove alcuni utenti di Xbox One potrebbero riscontrare un errore di arresto anomalo legato alla memoria durante il gioco o dopo aver terminato una partita. Quindi importante notizia per tutti coloro che mi parlano in questi giorni di crash sulla versione Xbox. Vediamo invece un attimo le classifiche riportate dall'NPD Group sulle vendite del franchise di Call of Duty nel 2021 per quanto riguarda l'America, ovviamente il mercato di riferimento. Bene, Call of Duty Black Ops Cold War anche nel mese di aprile si piazza al secondo posto, mentre rimane appunto al comando della classifica dei giochi più venduti sia in copia fisica che sia in versione digitale per quanto riguarda il 2021. Proprio in termini di vendite di Cold War, vi avevo riportato appunto lo sconto che c'era su PlayStation per l'evento appunto particolare all'interno della console. Bene, il gioco adesso è in sconto anche su Battle.net, la Standard Edition la trovate a 35,99, la Ultimate Edition a 62,99. Vi ricordo, cosa molto importante, che il gioco è in versione gratuita fino al 1° di giugno, se volete appunto provarlo, provare le armi, ma soprattutto utilizzarlo per livellare le armi che poi vi serviranno per Warzone. Da ieri sera sono disponibili invece i doppi punti esperienza esclusiva Cold War, i doppi punti non sono disponibili su Warzone. Il tutto terminerà, rispetto alla grafica che state vedendo e che è stata appunto annunciata da Treyarch, il 1° di giugno. Altra cosa molto importante, attivando l'autenticazione a due fattori sul vostro account di Activision per quanto riguarda Call of Duty è veramente molto importante, perché vi permette di ridurre le possibilità di furti di account. Riceverete 2 token XP doppi punti da 1 ora, quindi andatelo subito a configurare sul sito Activision Support, che così oltre ad avere più sicuro il vostro account avrete anche punti esperienza aggiuntivi. Ieri diversi utenti, soprattutto sulla versione Xbox, hanno annunciato e hanno segnalato un messaggio molto particolare che arriva proprio dal profilo ufficiale di Xbox, nel quale trovano un codice Redem per riscattare il film di Rambo come bonus per aver giocato a Black Ops Cold War. Ringraziamo Trace X Gear per la segnalazione. Ieri ha parlato invece Light Moon Studios. Come sapete ragazzi, Light Moon Studios è una delle 4 software house che ha messo appunto Activision a lavorare a Warzone. Prima c'era soltanto Raven, adesso ce ne sono addirittura 4. Bene, la software house che poi si è occupata principalmente del Nakatomi Plaza, infatti l'ha curato principalmente lei, la grafica del nuovo palazzo di Die Hard all'interno di Downtown, oppure la nuova modalità Lotta al Potere, ha annunciato che sta cercando nuovi collaboratori per ampliare il suo team. Entra a far parte dei giochi di maggior successo mai realizzati, ha dichiarato la software house, il nostro orgoglio sono
le nostre parole. Ieri abbiamo parlato del nerf delle armi, lo trovate in alto a destra nei link consigliati, tutte le patch sia per quanto riguarda le modifiche fatte su Warzone, alle armi, ovviamente alle ottiche e al discorso del singolo su Warzone e su Cold War. Bene, sono arrivati nuovi dettagli delle modifiche segrete per quanto riguarda appunto la CR56 Amax, il tanto amato fucile d'assalto che viene continuamente veramente distrutto dalla Raven e non si riesce a capire il perché. Bene, mentre nella roadmap ufficiale, quindi nelle patch note ufficiali, si parla soltanto della riduzione del moltiplicatore per quanto riguarda i danni alla testa, J-Code ha analizzato proprio le statistiche nello specifico andando a trovare due importanti informazioni. Innanzitutto, i colpi alla testa da vicino, il danno è stato ridotto da 56 a 52, mentre ora per uccidere servono 4 colpi in testa su 5 sparati invece dei 3 iniziali. Mentre per quanto riguarda i colpi alla testa da lontano, il danno è stato ridotto da 49 a 46, quindi ora per uccidere servono 4 colpi in testa su 6 sparati invece dei 3 iniziali, quindi cambia veramente molto ma molto molto per quanto riguarda appunto i danni alla testa. Ieri ragazzi ho mostrato in anteprima alcuni dei contenuti del bundle Zeina Cold Bloody della speciale esecuzione finale che verrà rilasciata a breve nel titolo, lo trovate sul mio canale di Twitter perché ovviamente è un video leaks che si trova nei file di gioco, sempre sul canale mio Twitter trovate delle notizie bomba in anteprima. Ma proprio notizia bomba di questi giorni è la notizia incredibile arrivata dal team di sviluppo di Modern Warfare. Infatti Taylor Kurosaki e Jakov Minkoff, i due direttori della campagna e della narrativa che si sono uniti ad Infinity Ward nel 2014 dalla Naughty Dog, hanno annunciato di aver lasciato l'Infinity Ward. Quindi Taylor Kurosaki e Jakov Minkoff, che si erano occupati proprio della storia, della narrativa di Modern Warfare, sono andati via. Ora, che cosa succederà nel 2022? Chi riprenderà appunto questo filone? Torno a ripetervi ragazzi che la cosa mi puzza e la cosa è veramente molto strana. Perché? Perché se ben vi ricordate, adesso ora il discorso della campagna di Modern Warfare che riprendeva e si collegava a quella di Warzone, ricordate che Caviano Price aveva disinnescato la bomba e aveva detto a Diga andiamo a cercare Soap, poi Soap non l'hanno più cercato, è come se qualcosa si fosse interrotto. O hanno cambiato la trama per collegarla a Cold War con questo tuffo nel passato, perché sennò non sapevano come appunto collegare una mappa degli anni 80 a Warzone per il fatto di avere due archi temporali completamente diversi, oppure è successo qualcosa di veramente molto strano. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Ma proprio in merito a cose molto strane, in merito alle mappa, in queste ultime ore Dataminer, Nanikos e Cheeseburger Boys hanno mostrato con immagini in anteprima mondiale quella che sembra essere la famosa e tanto chiacchierata mappa dei Monti Urali, di cui purtroppo non si conoscono informazioni sul possibile futuro rilascio, sul possibile contenuto, se era appunto di Blackout oppure se effettivamente era una mappa che era studiata per Warzone e poi non è andata più in porto e sono stati cambiati i piani. Infatti le teorie sono tre: la mappa era stata studiata per Blackout 2, la mappa era stata studiata per Warzone ma poi scartata, la mappa verrà utilizzata più avanti su Warzone come un vero e proprio pedina, quindi un qualcosa di asso nella manica non appena uscirà appunto la Battle Royale di Battlefield. Queste sono le teorie più accreditate. Vi lascio nei link, nel primo commento in rilievo, appunto il link di Twitter, per quello che vi dico sempre iscrivetevi perché lì posso retweetare cose in anteprima mondiale come Delix, dove appunto potrete vedere la mappa dei Monti Urali. E con questo chiudiamo un nuovo video informativo veramente gustoso. Andate a vedere soprattutto il trailer di ieri sera di Far Cry 6 in arrivo il 7 di ottobre. Un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi e domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG Code.